Quanto è importante la ricostruzione? Well, you must be prepared before. Quindi prima di tutto la domanda è che se siamo pronti a ricostruire, quindi la domanda posta viene in seconda battuta, perché prima di tutto bisogna essere pronti a ricostruire e sapere come ricostruire. E spesso le persone ricominciano a ricostruire le città partendo dalla dimensione sociale. If you don't help with the people, you should not build the city. Nella sua esperienza, a che punto è l'Italia? La situazione italiana è molto particolare, anche se presenta delle analogie con altre situazioni, e chiaramente c'è la tendenza a ricostruire i siti, le città così come erano precedentemente. Quanto è importante la prevenzione e la comunicazione dei rischi di un territorio? Non è tanto la comunicazione che è importante quanto la prevenzione dei rischi, quindi prendere delle misure atte a prevenire questi rischi, come per esempio lavorare su edifici non stabili, lavorare sulle condizioni dei letti dei fiumi e quindi fare in modo che si sia pronti poi a intervenire. Nell'esperienza di Katrina i social media hanno avuto un ruolo cruciale. Lei cosa pensa di questi strumenti? Katrina è avvenuta tanto tempo fa e all'epoca il ruolo dei social media era molto più ridotto rispetto ad ora. E all'epoca i social media sono stati utilizzati in maniera molto efficace, anche perché vi erano solo due canali rispetto ai tanti che ci sono adesso.